Un saluto a tutti gli amici di TechZilla da Bernardo. Oggi siamo in compagnia di un interessante phablet da parte di LG. Stiamo parlando di G Pro Lite, un dispositivo con caratteristiche davvero ben distinte e un'ottima autonomia. Andiamo a vedere come si comporta durante la nostra recensione. Bene, ed eccoci qui alla recensione di LG G Pro Lite. Mettiamo da parte il dispositivo e andiamo a concentrarci sulla confezione di vendita da parte di LG. Guida rapida, garanzia, cavo USB, micro USB, cuffie auricolari dalla fattura discreta con tasto di risposta rapido ed infine il caricatore da parete. Mettiamo da parte tutto e torniamo sul nostro dispositivo che è sicuramente più interessante. Vi parlo di dimensioni: 152 76.9, 9,48 mm di spessore per un peso di 173 grammi. La costruzione è in policarbonato bianco. Vado a rimuovere la cover. Sotto la cover troviamo la batteria da 3140 mAh, l'ingresso per la micro SD ed anche l'ingresso per la SIM in formato standard. Andiamo a chiudere tutto. Dietro troviamo la fotocamera da 8 megapixel con flash LED, il logo LG. Su questo lato invece troviamo il tasto impostabile a scelta e bilanciere del volume. Sul lato inferiore invece abbiamo solamente l'ingresso micro USB, il microfono principale e questa doppia cassa, poi vi dirò come suona. Sul lato di destra abbiamo il tasto di accensione e spegnimento, il piccolo incavo per rimuovere la cover, mentre sul lato superiore abbiamo solamente l'ingresso jack audio da 3,5, la porta a infrarossi ed infine un microfono per la riduzione dei rumori. Per quanto riguarda il frontale abbiamo questo grande display da 5.5 pollici, IPS 960x540 pixel, la capsula auricolare, il sensore di prossimità ma non c'è quello di luminosità, la fotocamera frontale da 1.3 megapixel, infine abbiamo questo tasto con LED incorporato, vi faccio vedere se si sblocca col toc toc, benissimo. Qui abbiamo anche il tasto indietro e il tasto menu, che non sono tra l'altro i due tasti soft touch né retroilluminati e non hanno nemmeno il feedback della vibrazione. Come vedete all'interno della schermata di sblocco di LG abbiamo queste 5 icone rapide, ma di questo ve ne parlerò dopo perché adesso vi dico le caratteristiche hardware. Abbiamo un processore dual core MediaTek da 1 GHz, una RAM pari a 1 GB, la memoria interna è pari a 8 GB ma come avete visto è espandibile attraverso micro SD, WiFi, GPS, GPS, DLNA, abbiamo anche l'interfaccia Easy Home, come avete visto la porta infrarossi ed anche l'archiviazione wireless. Allora, vi parlo subito dell'interfaccia LG. All'interno della lock screen abbiamo queste 5 icone che possono essere editate. Una volta sbloccato il dispositivo ci troviamo nell'interfaccia Optimus 3.0, come vedete è davvero fluida. Vi faccio vedere com'è possibile trasformare un'icona in un widget. Come vedete questa è quella della musica. Prendendo l'icona della musica, trascinandola, è possibile trasformarla in widget. La stessa cosa accade anche come per esempio il calendario ed il meteo. Per quanto riguarda l'app drawer, qui abbiamo tutte le nostre applicazioni e c'è anche il tab per i widget, molto personalizzabile. Abbiamo la possibilità di creare delle cartelle e di modificare la densità del drawer ed anche addirittura lo sfondo del drawer. Per quanto riguarda la barra delle notifiche, davvero molto molto grande, abbiamo il controllo della luminosità, tutte le Q-Slide apps e qui ci sono tutti i vari toggle rapidi, come vedete anche l'archiviazione wireless. Vi faccio vedere le Q-Slide apps che possono essere aperte per un massimo di 2 alla volta. Come vedete sono le solite icone flottanti da parte di LG che possono essere anche messe in trasparenza. Per quanto riguarda il launcher abbiamo anche i temi. Come vedete sono solamente 4 temi ma possono essere scaricati dallo store di LG. Abbiamo anche la possibilità di modificare gli effetti di transizione, come vedete c'è anche questa piccola anteprima.
Qui c'è la possibilità di modificare lo sfondo, di aggiungere lo scorrimento continuo ed anche di salvare e aggiungere in backup le nostre configurazioni iniziali. Per quanto riguarda ancora l'interfaccia di LG, vi voglio far vedere altre personalizzazioni. Intanto vi faccio vedere la versione di Android, che è la 4.1.2, e il kernel in versione 3.4.0 con interfaccia Optimus 3.0. Allora, qui in display abbiamo la possibilità di modificare il carattere ed anche di modificare, come vedete, il tasto home con LED incorporato. Inoltre c'è la possibilità di utilizzare il dispositivo ad una mano, ma in realtà queste impostazioni sono poche, poiché abbiamo solamente il tasterino di composizione, la tastiera LG, e nel caso avessimo un pin nella schermata lock screen, esso ci verrebbe spostato a destra o a sinistra per facilitarne l'inserimento. Per quanto riguarda il quick button, che è questo qui, io l'ho impostato come tasto fotocamera, serve anche per lo scatto ed è davvero molto molto comodo. Inoltre abbiamo, non ve l'ho fatto vedere prima, ma c'è anche il pennino, che purtroppo non ha così tante funzioni come magari ci saremmo aspettati. Come vedete c'è solamente Quick Memo, il solito Quick Memo, e qui possiamo andare a prendere tutte le varie note e magari utilizzare anche il dispositivo con la nota in sovraimpressione. Quick Memo è davvero una comoda applicazione, ma visto l'inserimento del pennino, visto il display da 5.5 pollici, mi sarei aspettato una sorta di integrazione maggiore. Bene, spero di avervi detto tutto per quanto riguarda l'interfaccia di LG. Passiamo quindi alla parte telefonica. Chiamiamo il 119, intanto vi dico che c'è la ricerca rapida in rubrica, e mettiamo il viva voce. Benvenuto nel servizio clienti team, la chiamata è gratuita. Bene, come avete sentito, l'audio dalla cassa non è, dalla doppia cassa non è particolarmente elevato, molto meglio per quanto riguarda la capsula auricolare, che ci dona una buona qualità di conversazione. La ricezione mi è parsa buona, anche se rispetto a qualche altro LG è leggermente sottotono, meno quella del wifi. Comunque un'interfaccia telefonica davvero molto buona. Qui c'è anche la possibilità di andare a comporre velocemente un messaggio, e quindi vi faccio vedere la tastiera, una tastiera che nelle impostazioni trova davvero tante personalizzazioni. È possibile anche cambiare il tema, come vedete abbiamo i numeri in prima funzione e tante scorciatoie in seconda funzione. Andiamo a scrivere il nostro solito messaggio di test. Ecco qui, un saluto a tutti gli amici di TechZilla, è riuscito davvero molto bene, quindi una tastiera che, viste anche le dimensioni del display, è decisamente buona. Vi parlo di parte mail, andiamo ad aprire questa email e vi dico che il client mail di LG è davvero molto buono. Come vedete c'è il pinch out, il pinch zoom funziona decisamente bene, e forse in questa mail non funziona, ma abbiamo anche l'incolonnamento automatico del testo. Un poco funziona, ma funziona decisamente meglio all'interno del browser web. Per quanto riguarda le applicazioni inserite da LG, qui abbiamo lo store di LG, abbiamo una comoda applicazione per i backup, un'applicazione che ci consente di gestire tutte le applicazioni, scusatemi gioco di parole, predefinite e preinstallate da LG. Come vedete c'è Polaris Viewer 4 per quanto riguarda la sola visualizzazione dei documenti per il lavoro. Noi preferiamo davvero questo file manager, che è davvero comodo, possiamo inserire anche i nostri servizi online, come per esempio Dropbox. Per quanto riguarda la produttività, abbiamo anche Quick Remote, che più che altro non è produttività ma vera e propria intrattenimento. Come vedete possiamo inserire camera da letto, cucina, stanzetto, ufficio e soggiorno. Funziona davvero bene ed anche la configurazione è decisamente semplice. Bene, andiamo quindi a vedere come naviga questo LG. Andiamo su TechZilla.
Eccoci qui e richiamiamo il sito in versione desktop. Vi dico che è presente il flash player, è anche presente questa barra davvero comoda da parte di LG e possiamo anche, come vedete, mettere e ridimensionare il nostro browser web come finestra flottante. Magari proviamo a navigare in questo modo, come vedete lo scroll non presenta particolari problemi, anche qui il pinch to zoom è davvero molto buono ed anche in finestra abbiamo col doppio tap il reflow del testo che è decisamente comodo. Bene, andiamo anche su The Verge e cerchiamo di stressarlo. Eccoci qui, speriamo che abbiamo ancora inserito la versione desktop. Vi dico che il caricamento, soprattutto sui siti più pesanti, non è molto rapido, ma diciamo che nell'utilizzo quotidiano è una cosa che non si nota con difficoltà. Allora, eccoci qui. Come vedete, un attimo di delay nel caricare le immagini, ma i testi sono stati caricati tutti. Lo scroll. Questa è la prima volta che abbiamo The Verge, è buono, come vedete il pinch to zoom è decisamente fluido, abbiamo forse qualche leggero ritardo nel reflow del testo, come vedete avviene sempre in doppio tap e soprattutto quando andiamo a zoomare molto il re-rendering del testo è leggermente lento, ma comunque stiamo parlando di un browser web davvero molto interessante. Vi parlo anche della multimedialità affidata alla fotocamera da 8 megapixel. Qui abbiamo tutte le modalità di scatto con la possibilità di vederle anche con la visualizzazione a carosello. Abbiamo la possibilità di inserire lo scatto col cheese, abbiamo la possibilità di aggiungere anche altri effetti, di scegliere se catturare con il tasto volume oppure con il quick button, io l'ho inserito con questo. Per quanto riguarda i video, vengono girati alla risoluzione di 1280x720 pixel, mi è sembrato buona la qualità dell'audio catturato. Per quanto riguarda la frontale, abbiamo una fotocamera da 1.3 megapixel che è discreta per i selfie. Lo scatto non è molto rapido e tra l'altro vi dico che anche la messa a fuoco è leggermente lenta, ma andiamo a vedere un po' gli scatti di questa fotocamera e partiamo subito da uno scatto in notturna. Come vedete in notturna la fotocamera senza infamia e senza lode c'è anche del rumore video, ma è davvero difficile trovare smartphone che facciano foto senza rumore video. Per quanto riguarda il giorno, abbiamo una qualità che posso definire tranquillamente sufficiente, anzi direi buona, con anche una buona definizione delle fotografie ed un buon livello di dettaglio catturato. Ora vi faccio vedere questa fotografia. Magari mi sarei aspettato di più dallo sfocato che di solito trovate qui dietro in questa solita fotografia di test. Per quanto riguarda i video, li trovate sempre nel nostro canale YouTube. Vi faccio vedere anche il nostro materiale delle prove. E vi dico che il display, risoluzione a parte, è davvero una buona unità. Guardate qui la qualità dei bianchi decisamente naturali, i colori non sono per nulla slavati. Vi voglio far vedere anche, come vedete, assolutamente buono gli angoli di visualizzazione, anche se lo incliniamo davvero tanto, ora riflessi a parte, e vi dico che i neri sono i soliti neri da IPS, quindi abbastanza tendenti al grigio. Per quanto riguarda la riproduzione video, purtroppo non ci sono tante soddisfazioni poiché riproduce solamente 720p, non molto pesanti, ed anche i DVX. Vi faccio vedere un DVX di prova. Alzo il volume. Come vedete, è semplice muoversi all'interno del testo, non presenta particolari problemi. Bene, torniamo indietro. Vi faccio vedere anche il 720p solito. È possibile anche inserire il video in una finestra flottante. Adesso che ritorno.
Quindi comunque una buona esperienza per quanto riguarda il software, meno per quanto riguarda la riproduzione vera e propria che con MX Player ho tentato di risolvere, ma non ho trovato grosse soddisfazioni. Il player musicale di LG è decisamente carino per quanto riguarda la grafica, abbiamo la possibilità di equalizzare il suono solamente in cuffia e vi dico che forse è meglio ascoltare l'audio in cuffia poiché il volume è davvero alto e vi faccio sentire. Vi dicevo, il volume è decisamente alto ma l'audio è inscatolato, mettiamola così. Per quanto riguarda il gaming, andiamo ad aprire il nostro solito gioco. Vi dico che è un piacere giocare su un display da 5.5 pollici. Vi dico che c'è anche la possibilità di andare a tappare una delle due casse con la mano mentre andiamo a giocare. Ed infine vi dico che questo processore dual core MediaTek da 1 GHz non è proprio il massimo per giocare. Come vedete, anche i tempi di attesa e di caricamento del gioco non sono rapidi, la stessa cosa anche all'interno del gioco stesso, qualche volta si perde qualche frame, assolutamente però nulla di grave, e gli effetti speciali non vengono riprodotti tutti. Bene, ora vi faccio vedere di cosa parlo, vi dico che ho provato anche altri giochi e diciamo che l'esperienza è molto simile a Riptide GP2, ovviamente giochi con grafica 2D vanno fluidi che è un piacere, e quando ci avviciniamo al 3D c'è qualche frame che salta e qualche effetto che ovviamente il processore non è in grado di riprodurre. Eccoci qui. Come vedete l'accelerometro però funziona decisamente bene. L'effetto della velocità, con mia grande sorpresa, viene riprodotto bene. Come al solito non state qui a valutare le mie abilità di player, che sono sempre decisamente scarse. Andiamo a verificare gli effetti dell'acqua, che come vi ho detto sono assenti. Quindi usciamo dal gioco per parlarvi dell'ultima soddisfazione che regala questo LG G Pro Lite: l'autonomia. La batteria è da 3140 mAh e ci consente assolutamente di avere l'utilizzo garantito per tutto il giorno. Lo potete stressare quanto volete, il processore non è molto energivoro e vista anche la risoluzione del display abbiamo un'autonomia davvero molto buona, che si supera tranquillamente la giornata anche con un 25% di autonomia residua. Vi faccio vedere com'è possibile anche avere questo comodo grafico che ci valuta con il nostro utilizzo corrente quanto autonomia possiamo ancora ricevere. C'è anche la percentuale di batteria e c'è il risparmio energetico, che non mi sono mai sentito in necessità di attivare. Come avete visto si spegne anche tramite il doppio tap, e vi dico un po' cosa penso di questo LG G Pro Lite. Allora, è sicuramente un dispositivo interessante con caratteristiche davvero ben distinte ed un'ottima autonomia. Però il prezzo di 299€ è leggermente gonfio, anche con solo 50€ in meno si poteva fare decisamente meglio. In generale comunque stiamo parlando di un buon prodotto che riesce sempre nell'utilizzo quotidiano. Per TechZilla è tutto, un saluto da Bernardo.